Ciao, sono Brian, ho 27 anni e sono un ex pilota di motocross e dopo il mio incidente nel 2018 sono a sedere a rotelle. Faceva delle cose che non erano normali. Con il numero 60, Brian Toccacieli. E Brian davanti. Terribile impatto con il terreno. Sue condizioni sono gravi. Rottura di due vertebre cervicali. Tutto il mondo dei motori si mobilita. Brian è un grande, ha una grandissima energia ed è bello stargli vicino. Noi combatteremo. La forza è inimmaginabile. Mettiamo questa? Metti pure. Le taglie sono un po' giuste. No. Fai pantaloni. Ecco. Non vado piano quanto quanto la buca. Non pensavo che la strada. Quando l'hai passata, via, eh. Ho iniziato a correre con le moto perché mio papà correva in macchina. I miei zii correvano in macchina o comunque in moto. E quindi da quando sono nato sono sempre stato nel mondo delle moto, nel mondo dei motori e con il rumore, mi divertiva tanto anche stare insieme a tutta la gente che correva, mi piaceva tantissimo. A 3 anni mio babbo mi ha comprato la prima mini moto da strada e insieme andavamo nei parcheggi a allenarci, a divertirci insieme e purtroppo ero da solo e a scuola con me veniva Nicolò Tamagnini, che lui aveva una mini moto da cross e alla fine insieme abbiamo iniziato a fare i minicross insieme, le prime gare a 7 anni e da lì abbiamo iniziato a fare campionati italiani e europei e fino ad arrivare alle moto più grandi. Un'amicizia strana, completa, perché correndo in moto insieme, essendo rivali in pista e andando anche a scuola insieme, in classe insieme, si rimaneva rivali in pista, ma la competizione rimaneva sempre, anche in classe. Chi era più forte? Questa è una bella domanda. E siamo sempre stati sullo stesso livello. E partivamo alle gare, partivamo anche uno primo, uno ultimo. E a fine gara eravamo sempre attaccati. E questo fino a che lui non ha poi continuato a correre seriamente. Dopo da lì è partito per la tangente. Non ce l'ho più fatta a stare lì dietro. Era Brian Toccacieli, altro sammarinese, Brian davanti. Guardate lì come l'ha messa di Bella. taglio, manco il miglior freestyler fa un whip. Davvero bravo, lui in quanto a stile non è manetta, Ho iniziato le prime gare a 7-8 anni. Il mio obiettivo, anche quello di mio babbo, era divertirmi,
e i risultati non contavano, quindi sono sempre stato molto libero fino a che non sono arrivato con le moto grandi. Questa è una delle sue prime moto che ha usato sullo sterrato, e questo qui l'ho cominciato a dare sulle piste della Banda Serona, sono tutte prese dirette. Poi dopo queste qui sopra sono le due moto che ho cominciato a fare proprio le gare. Con le moto grandi devi fare una scelta, quindi se continuare per farlo come divertimento oppure come professionista, e la mia scelta è stata di farlo come professionista, quindi l'ho preso e ho preso la mia valigia e sono partito. Abbiamo cominciato col 125 due tempi, questo qui l'abbiamo fatto la stagione 2011-2012, io e Brian, proprio io facevo il meccanico, guidavo il furgone, facevo tutto e lui correva. Abbiamo fatto gare di campionato italiano, campionato di gare europee e anche il mondialito, che ha preso dei punti in Bulgaria, che è stata una bella soddisfazione. Poi siamo passati in Honda, che abbiamo fatto un contratto per 2 anni con Honda Junior HRC, che ha fatto gli europei e qualche gara di mondiale come esperienza, e poi dopo per gli altri 2 anni l'abbiamo fatto con la Yamaha, che abbiamo avuto la soddisfazione di andare a fare il Trofeo delle Nazioni, che è una gara più ambita per tutti i crossisti. Allora qui sono tutte le sue coppe, quelle le più importanti, perché alla fine ne avevamo talmente tante, allora abbiamo scelto quelle più importanti, che sono tutti i suoi cimigli qui. Quando riuscivamo a combaciare gli impegni, quindi lui non era fuori per le gare, io non ero fuori per lo studio, andavamo a girare insieme il sabato, comunque lui si doveva allenare, quindi per me era uno stimolo gigantesco, perché lui era diventato un top rider e io comunque andavo per divertirmi, cercavo in tutti i modi di stargli vicino, mi incastavo anche per quanto andasse forte, però era sempre molto bello, dai. E poi chiaramente si ritornava indietro come da bambini, si ritornava all'infanzia, e quindi cioè, è sempre emozionante. Brian l'ho conosciuto nel 2015 in discoteca, siamo andati al Velvet, io e insieme ai miei amici e qua fuori San Marino, e mi ricordo che praticamente vedevamo sto matto lì in, diciamo, proprio in discoteca, che tirava la roba, tra l'altro era tipo una festa vestiti, tipo carnevale, e lui era vestito da meccanico, c'era tutta sta tutta arancione, bellissima, e l'aveva tolta, l'aveva presa e l'aveva tirata al DJ. E a me quella cosa mi aveva colpito, ho detto voglio conoscere questo qui. E alla fine ho conosciuto Brian e abbiamo scoperto che correva anche in moto. E niente, dopo che ci siamo parlati, conosciuti così, ci siamo scritti su Instagram qualche giorno dopo. E io ero alle mie prime armi, no? Con la moto da cross, quindi non sapevo proprio da che parte girare. E mi ricordo che gli scrissi tipo dai andiamo a girare, andiamo a fare 2 giri così che mi insegni. E siamo andati, mi ricordo, la prima volta a Faenza, e quando l'ho visto per la prima volta sono rimasto scioccato, perché faceva delle cose che non erano normali, come lui. La mia vita era principalmente concentrata sul motocross, quindi tutti i giorni allenamento, che poteva essere in moto, come poteva essere in palestra, come poteva essere correre a piedi o in bici, comunque tutto girava intorno alle moto. Non ero mai a casa perché ero sempre dal team, quindi abitavo a Padova, avevamo un appartamento dove stavamo tutti insieme. Era una cosa molto molto bella, perché è un'esperienza di vita che mi ha fatto cambiare tanto. All'inizio non è stato semplice, però con la passione tutto è passato tutto un po' in secondo piano. Il sogno, e posso dire di averlo in parte realizzato. Di maggio 2018 mi stavo preparando per una gara che avevo nel weekend, quindi alla mattina mi sono andato a allenare in Carpegna, un posto qua vicino a San Marino, e purtroppo durante la mattinata ho avuto un problema tecnico elettronico, quindi sono dovuto tornare a casa e ho provato a sistemare la moto, e nel primo pomeriggio sono andato qua a San Marino alla Bada Serona nella pista da motocross a provare se era tutto a posto. Il giorno dell'incidente di Brian, io la mattina avevo una gara e lui mi è venuto a vedere perché era qui vicino,
E finita la gara ha iniziato a piovere e lui a tutti i costi doveva mettere a posto la sua moto che non andava bene e ha deciso di andare qui a San Marino alla Balda, a Balda Serrona, per sistemare questa moto. Il giorno prima mi ha chiamato piangendo, urlando che era arrabbiato per qualcosa. Tra l'altro lui quel giorno doveva venire a girare con noi a San Mauro, sarebbe dovuto venire a correre. E invece mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, vado a girare con la moto da cross perché devo allenarmi, devo fare qualcosa. Quindi anche quella cosa lì mi è rimasta tantissimo, perché penso ancora tutt'oggi se fosse venuto con noi magari non sarebbe andata così. Durante il primo turno comunque la moto ancora non andava come doveva andare e poi dopo ho sostituito il fusibile della moto, e che era la parte che in teoria doveva essere rotta, e l'ho sostituito e al primo giro, appena sono rientrato con la moto in teoria aggiustata, la moto si è spenta. Brian Toccacelli, che proprio oggi compie 23 anni, nel pomeriggio di ieri intorno alle 17.30 si stava allenando sulla pista da cross della Balda Serrona quando, a causa di un problema meccanico, il motore si è spento. Dopo un salto la moto lo ha così catapultato in avanti e per il 23enne sammarinese è arrivato il terribile impatto con il terreno. Mi ricordo che in quel momento non ho capito veramente che non riuscivo a muovermi, solo quando un mio amico mi ha detto: non ti preoccupare Brian, stringimi la mano, stanno arrivando i soccorsi. Lì ho capito che non riuscivo più a muovere nelle braccia, nelle gambe. Quando sono arrivati i soccorsi in pista mi hanno subito sedato e stabilizzato prima di andare in ospedale, e durante il tragitto per andare in ospedale ho avuto un arresto cardiaco che fortunatamente mi hanno rianimato. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove dopo i primi accertamenti gli è stato riscontrato la rottura di due vertebre cervicali. Con l'elicottero mi hanno trasportato a Cesena al Bufalini, dove mi hanno fatto la prima operazione, dove mi hanno installato la prima placca davanti e sul collo, e poi nei giorni seguenti anche la seconda, e dopo sono rimasto ricoverato sempre lì a Cesena Bufalini e per tre settimane quasi. Brian comunica costantemente con i propri genitori, papà Paolo e mamma Sabrina, ed è perfettamente consapevole della gravità dell'incidente che lo ha coinvolto. Mi ricordo come se fosse adesso che mi ha chiamato lo zio di un nostro amico del gruppo e mi fa: guarda che Brian si è fatto male, lo stanno portando in ospedale. E io lì per lì non avevo realizzato cosa fosse successo, no? Dentro di me ho pensato: Brian ne ha combinato una delle sue, si sarà spaccato tutto, nel senso si sarà spaccato una gamba. Ho pensato a questo. Poi dopo, invece, quando sono arrivato in ospedale a San Marino e ho visto sua mamma, ho visto la Sabri piangere, e ho iniziato a capire la gravità della cosa. E a pomeriggio mi ha chiamato mio babbo dicendomi che Brian si era fatto male, però non sapeva l'entità del danno. E gli ho dato il giusto peso, perché nel motocross gli incidenti sono all'ordine del giorno, ossa rotte, ci si dà il giusto peso, insomma. E fino a che non ho chiamato il babbo di Brian, che mi ha risposto piangendo dicendomi che Brian si era fatto molto male, e gli avevano detto di una frattura alle vertebre, e lì è stato un po' pesante, perché le vertebre non sono come tutte le altre ossa. È stata dura, perché non sapere bene le condizioni di Brian mi hanno messo tensione, ansia, e eravamo molto uniti in quel momento, diciamo io e la nostra crew stavamo molto insieme, pensavamo al meglio, no? Speravamo che uscisse il meglio possibile, non avevamo capito proprio la gravità ancora della situazione. E niente, è stato un momento buio, un momento che
un punto interrogativo che non sapevamo come risolvere, come sarebbe andata avanti. Dopo il mio incidente, sia la mia famiglia che i miei si sono uniti tanto per questa situazione che si è creata, perché è stata una cosa, dai, abbastanza, io dico abbastanza, però è molto grave. Nel frattempo, diciamo, noi, il mondo esterno lo supportava e cercavamo di dargli forza con dei video, dei messaggi che comunque lui inizialmente non vedeva, no? Ma è incredibile come ha smosso tutti quanti. È stato nel brutto un momento molto bello dove si sono viste persone stargli molto vicino, e lì ho pensato che ne sarebbe uscito con forza. Non ho parole, cioè non so come dire grazie. Fa molto piacere, anzi riempie il cuore, almeno ci dà la forza di andare avanti, sia per lui che per noi. E sono stati giorni molto pesanti, siamo come fratelli, quindi per me è stata una bella botta. Io cercavo di andare in ospedale tutti i giorni che potevo, anche se era molto difficile entrare nella camera d'ospedale, vederlo così. E ai primi tempi non riusciva neanche a parlare, quindi è stata emotivamente molto dura. Tant'è che avevo pensato di smettere di correre in moto anche io, e poi lui mi ha chiesto di non farlo e quindi non l'ho fatto per lui. Mi ha chiamato sua mamma e mi fa: guarda, potete venire a trovare Brian. Quella volta era ancora a Cesena, e niente, ho chiamato subito anche gli altri miei amici. Ho detto: dai, andiamo a trovare Brian, che finalmente lo possiamo rivedere, no? È stata dura vederlo, però comunque ho cercato di scambiarsi due parole, cercavo di leggergli il labiale, perché comunque non parlava, però mi ricordo che la prima cosa che quando l'ho visto mi ha chiesto: come stai? Ho detto: cavolo, c'è la forza della miseria. Dopo 3 settimane che sono stato ricoverato a Cesena, e sono trasferito a Montecatone, che è un centro specializzato per le fratture come le mie, e sono stato ricoverato in terapia intensiva, dove lì ho iniziato un po' la riabilitazione e a livello respiratorio, perché io ero attaccato a una macchina, quindi non respiravo autonomamente, quindi sono stato 2 mesi e sempre in terapia intensiva, e fino a che dopo un mese e mezzo più o meno che l'ho ricoverato, e sono riuscito fortunatamente o non so bene cosa, a fare partire un po' il diaframma. È riuscito a respirare da solo, penso, perché è un cinghiale, solo lui poteva riuscirci. All'inizio loro mi avevano detto che sarei rimasto in un letto con un respiratore attaccato 24 ore su 24. Sarebbe potuto uscire con noi, andare a cena. È stato comunque, nonostante il dramma, una liberazione. Piano piano stava tornando il Brian di prima, e anche se non si poteva muovere di testa, era sempre lui, insomma. E quello per me è stato il risultato più grande. Archiviata la terapia intensiva, da ieri Brian Toccacelli ha finalmente cominciato il suo lungo percorso di riabilitazione. L'atteggiamento è il solito da combattente. Andavo in palestra con i fisioterapisti 2 volte al giorno, e inizi comunque a capire un po' com'era un po' la tua situazione. Sapevamo che quella sarebbe stata la parte più critica, quindi dove tutti noi dovevamo stargli il più vicino possibile. Fatto sta che ogni settimana cercavamo sempre di andare su da lui a trovarlo, e almeno per un'ora, e dargli forza, no? È in camera. Mi ricordo come se fosse adesso, che quando andavamo là lui era sempre carico. Lui diceva: dai, dai, adesso mi metto a posto, dai che usciamo, non vedo l'ora di uscire, tutto quanto. Non ho mai sentito dire: non ce la faccio. Io all'inizio non ci credevo, che non potevo migliorare, non potevo tornare a muovere qualcosa, comunque anche solo un braccio, così, perché forse magari il mio carattere, che sono un po' testardo, non volevo
a battermi. Qualcosa? No, che sto bene. I fisioterapisti all'inizio mi hanno tenuto un po' all'oscuro da quello che mi aspettava. Quindi io ero quello che volevo lavorare, voleva recuperare il più possibile, e solo dopo un po' di tempo loro mi hanno fatto capire che il margine di recupero poteva esserci, ma proprio minimo. E quindi sarei rimasto come sono adesso, quindi senza poter muovere le braccia, senza poter muovere le gambe. Avevo forse molta rabbia, mi facevo molte domande e sicuramente era molta rabbia, perché molte volte quando avevo i miei giorni no, mi chiedevo sempre perché a me, perché così tanto, perché non qualcosa di meno. E quelle sono state domande che anche oggi magari me le faccio, quando sono proprio i giorni no, dico perché non una cosa più semplice, una cosa perché a me, perché senso a me, cosa ho fatto di così tanto male. Io adesso sono tornato a casa da un mesetto e faccio terapia tutti i giorni in ospedale, e a casa è tutta un'altra cosa. Sto cercando di fare tutto come prima, anche se è diverso, un po' diverso, però comunque sono molto felice. Perché non si molla mai? No, mai. Com'è cambiata la vita di Brian? Com'è cambiata? L'8 di febbraio 2019 sono tornato a casa con tanta voglia di tornare a casa, perché dopo tanti mesi in ospedale comunque è stata molto dura, e però c'era anche tanta paura, perché non sai quello che ti aspetta a casa. Quindi la paura di tornare a casa, la paura di come poteva reagire la gente quando mi vedevi in giro, la paura di essere un peso per i miei amici o comunque anche dalla mia famiglia, perché non essendo autonomo non potevo spostarmi da solo. Fino al 31 di aprile del 2018 avevamo una vita, e il 1 maggio del 2018 ne è scaturita un'altra. A lui gli è cambiata a un 10.000 per 10.000, però anche a me, perché io prima andavo a lavorare, prendevi, stavi su, andavi a lavorare. Non dovevi pensare a io ci sarò sempre per tutto. La mia mentalità si è spostata più su vivere giorno per giorno, quindi obiettivi a corto termine, e per vivere al meglio quello che mi è rimasto. Questa qui è la nuova camera di Brian, con tutti i suoi ausili che gli servono. Quelli sono i caschi dei suoi amici. Due volte alla settimana va a fare fisioterapia e va a lavorare alla segreteria di Stato. In più, qui abbiamo il lettino, e che facciamo venire a casa un fisioterapista per movimentarlo quando non va all'ospedale. Ogni giorno è una sfida nuova, perché qualsiasi cosa ci possa essere, qualsiasi cosa si possa fare, e io voglio farla, quindi non mi voglio perdere neanche un minuto di quello che potrei non fare. Abbiamo riadattato tutto per Brian, abbiamo allargato un po' le porte, abbiamo messo la domotica qui, solo qui di sotto, che così lui può gestirsi, aprire, chiudere, accendere e spegnere le luci. Il lettino per fare fisioterapia quando viene a casa il fisioterapista. Abbiamo il macchinario che lo aiuta a drenare quando ha le gambe molto gonfie. Sicuramente la situazione a casa è cambiata non solo per me, ma per tutta la mia famiglia, sia per mia mamma, che ora non lavora più e mi segue al 100% tutti i giorni, sia per mio babbo, che comunque lui lavora, però quando è weekend o comunque quando è a casa si danno una mano mia mamma con mio babbo. E anche a mia sorella, che comunque studia e molte volte non è a casa, però comunque anche per lei è cambiata molto, perché quando magari lei esce con le sue amiche e deve comunque pensare, quando torna a casa magari ci sono io da mettere nel letto, o comunque c'è sempre qualcosa da fare.
paura. Questo lo mettiamo. Questo non lo mettiamo? Per paura. Mi hanno donato una carrozzina, chi riesco a guidare da solo? No, vero? No, ma... Posso andare anche tipo a fare percorsi che magari sono sterrati, comunque percorsi in salita e in discesa, che non avrei mai pensato di poter uscire di casa da solo. E quindi ogni cosa che esce, qualsiasi cosa si inventa qualcuno che posso fare, sono il primo dalla fila. E poi lui qui che sta giocando, tra virgolette, hanno preso spunto dalla sedia elettronica, usa praticamente il mento per giocare, usa anche il viso con un programma che gli hanno installato su Montecatone. Qui è abbastanza autonomo, ogni tanto ha bisogno perché magari non riesce a spingere contemporaneamente tastiera e l'uso del mento, però qui riesce a passare gran parte della sua giornata. È venuto fuori tutto da un nostro amico, da Andrea Bernardi, e da lì è nato il tutto. Una sera che siamo andati a mangiare a casa sua, lui fa: magari avere un simulatore anch'io. Non ci avrei mai pensato. Lontanamente, riesco a usare il computer e riesco a fare quello che mi pare, riesco a usare il cellulare. Abbiamo comprato un furgone a posto di avere la macchina, perché i trasferimenti in macchina erano molto complicati e non tutti sapevano farli. Invece così col furgone riesco, chiunque riesce a farlo tranquillamente, in sicurezza, e posso andare tranquillamente dove più mi piace, dove voglio andare io. Ciao ragazzi. Ciao Sabri. Ciao padre. Ciao. Da Salto Erika. Uno. Sono di BT quelli. A BT piace. Brian, devi raccontare qualcosa? No. Ah, vai. Niente. Ragazzi, ciao, ci vediamo all'inferno, come direbbe BT. Va benissimo. La mia fortuna è sempre stata che ho sempre avuto i miei amici dalla mia parte e che mi davano forza, che ora mi aiutano a fare una vita più normale possibile. E sono molto grato a loro perché riesco a fare una vita da 27enne normale. Quindi esco, faccio festa, vado al ristorante, vado dove più ci piace. Siamo stati anche poco fa in vacanza insieme, qualche giorno insieme fuori da San Marino, che non ero mai da 4 anni questa parte, non ero più andato via. Credo che le persone che gli sono sempre state vicino in quel caso abbiano fatto la differenza. Però la testa che ha lui è sovrumana, nel senso che una persona che è riuscita a uscirne così tranquillamente e non ha mai mollato nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, no? Le crisi, comunque sia respiratorie, ma ha avuto tanti problemi, però troppo forte. Sicuramente le giornate no, purtroppo ci sono ancora adesso. Però con il loro aiuto, e sia dei miei amici, della mia famiglia, e loro cercano sempre di farmi sorridere. Delle volte riescono, delle volte no, perché magari proprio sono giorni particolari, però comunque il loro aiuto è fondamentale. E da lì è riniziata la sua evoluzione, no? Comunque sia è tornato a uscire con noi e diciamo la mia paura è che era che lui non avesse più la stessa gente attorno. Invece una volta tornato a casa era un delirio, tutti che lo volevano vedere, lo andavano a trovare, cercavamo tutti di stargli molto vicino. Credo che non abbia mai sofferto di solitudine, perché comunque ha sempre, anche quando vengo qua, c'è sempre gente che ride, che scherza, nessuno gli fa pesare il fatto che non può camminare, non può muoversi. Da lì è partita la nuova amicizia, perché in questo momento è un nuovo Brian e da lì siamo ripartiti insieme. E poco dopo che sono tornato a casa, nel 2019, a ottobre c'è stato il Rally Legend, che è un evento di rally che c'è qua a San Marino, e in quell'occasione Paolo Diana, che lui è un pilota
di rally e anche mio amico, che mi è sempre stato vicino anche quando avevo bisogno con anche le raccolte fondi. Lui ha donato una sua tuta in beneficenza per me, e solo per cercare di aiutarmi, e mi ha fatto questo enorme regalo, perché mi ha fatto salire insieme a lui in macchina. È stata un'emozione grandissima, perché dopo il primo di maggio 2018 l'adrenalina che ti dà una moto, comunque una macchina, e non l'ho potuta più rivivere. Invece quel giorno l'ho potuta rivivere, ed è stata una delle cose che finora è stata una delle cose più belle che ho fatto, perché veramente ero talmente emozionato che la notte non riuscivo a dormire, la sera prima, e comunque anche quando ero lì ero super mega contento. Nel settembre 2021 ho avuto un'embolia polmonare, quindi sono stato ricoverato in ospedale, e quel weekend c'era un evento che era organizzato da un'organizzazione qua di San Marino, che si chiama Attivamente, e dove veniva Vanio Dera, che è un pilota di freestyle, che lui ultimamente sta facendo la mototerapia, che è mototerapia in poche parole, lui va con le moto elettriche negli ospedali dove ci sono i bambini, comunque persone che stanno male, e a fargli fare un giro per i corridoi dell'ospedale. Io ero ricoverato all'ospedale e non avrei mai pensato mai di poter salire su una moto, e invece, nonostante le flebo e tutte le cose che avevo attaccate al corpo, e mi hanno fatto salire su una, dopo 3 anni e mezzo mi hanno fatto salire su una moto. In sella con Oddera anche Brian Toccacedi, in questi giorni ricoverato nel reparto di medicina. Com'è stato a salire sulla moto? No, non sapevo neanche che potevo salire, quindi è stata una sorpresa. Poi è stato in questi giorni nell'ospedale che sono ricoverato qua, e quindi è stata una doppia sorpresa. Ecco, infatti, come stai? Adesso meglio, adesso sono in reparto, ho tolto l'ossigeno, sto bene, e fortunatamente è passato. I momenti brutti sono passati. Rimontare sopra la moto, rivedere un po' il manubrio e la situazione che avevo tutti i giorni in mano, è stata una cosa che prima non ci avrei mai creduto di poter risalire su una moto, ma è stata una cosa stupenda, perché dopo giorni brutti dentro l'ospedale e comunque diversi anni lontano dalle moto, e è stato anche quello un altro regalo super mega apprezzato. Il mio rapporto con le moto è sempre stato forte, anche nonostante il mio incidente, comunque la mia passione è rimasta e c'è ancora adesso. E io adesso lavoro alla Segreteria di Stato al Turismo durante la settimana, però oltre a quello, grazie alla VR46 Academy, faccio il coach per i motocross quando loro si allenano con le moto da cross, e sono loro allenatore, in poche parole. Viene sempre con noi, lo portiamo quando andiamo a girare con la moto da cross, così ci dà dei consigli, ed è Brian, un grande, ha una grandissima energia ed è bello stargli vicino. E quindi il mio rapporto con le moto è sempre stato sempre buono, anche se mi ha tolto tanto, però comunque la passione è rimasta e c'è ancora. Magari all'inizio volevo andare a vedere tutte le gare possibili, le seguivo da casa, magari morbosamente quasi, perché mi mancava, e guardavo, quando avevo le mie giornate no, guardavo molti miei video di quando correvo, le mie foto. Quando andavo a vedere le gare, oppure anche solo gli allenamenti in pista, si vedeva che stava male, come giusto che sia, era la sua più grande passione, però questa cosa l'ha reso più forte, ci ha trasmesso l'energia a noi, perché comunque lui era un pilota che era molto molto talentuoso,
però gli mancava qualcosa, no? E questo qualcosa però l'ha recuperato dopo l'incidente. Cioè la sua forza mentale dopo l'incidente con la moto è stata incredibile. Questa energia noi la stiamo sentendo e ci ha aiutato a tutti a dare il 100% in pista, no? A dire, a valorizzare quello che facciamo. Ora non è cambiata, la mia passione è rimasta sempre la stessa, però magari meno morbosamente. E adesso se vado a vedere una gara sono felice perché rivedo i miei amici che correvano con me, e se non guardo la gara non è un problema, e sono felice di andare alle gare perché vedo i miei amici che non vedo magari spesso, come vedo i miei amici che sono qua a San Marino, e quindi il mio rapporto ora è più tranquillo, quindi sono felice di vedere le moto e sono felice di vedere i miei amici e sono contento di stare insieme a loro. In futuro mi piacerebbe fare, penso, tante cose, e qualsiasi cosa che venga fuori, uno sport, comunque qualsiasi qualcosa di adrenalinico, mi piacerebbe farlo, tipo buttarmi col paracadute, e oppure non saprei, però comunque i miei obiettivi vanno, come ho detto anche prima, e giorno per giorno. Le idee sono tante. Prima dell'incidente facevi corsi ai bambini, mi è sempre piaciuto tantissimo stare a contatto con i bambini, con le moto, e quindi un obiettivo potrebbe essere aprire una scuola, anche se non è così semplice, però comunque aprire una scuola e con i bambini mi piacerebbe tanto, mi piacerebbe aiutare i bambini nelle gare, comunque dare la mia esperienza che ho avuto e darla loro e cercare di migliorare il più possibile, sarebbe una cosa molto 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 bella. Questo è quanto. Brian ci ha insegnato tantissimo, credo che ci ha insegnato la lezione più importante di tutti, no? Che quando cadi ti devi rialzare con lo spirito giusto, con la forza e la motivazione. E al momento Brian ha tante ispirazioni, farà qualcosa di grande, di speciale, si inventerà sicuramente qualcosa. È una persona che sa quello che vuole, e la sua motivazione è stata tale che ha colpito tutto il mondo. Cioè lui è arrivato dappertutto, fatto sta che la scritta BT60 la leggiamo un po' dappertutto, no? Nei caschi addirittura di Valentino Rossi l'abbiamo visto. Brian è sempre stato un guerriero fin da quando eravamo piccoli, è sempre stato aggressivo alla vita, quindi sia nello sport che nella vita in generale, e dopo questo avvenimento l'ha dimostrato al 100%, e si è rialzato come si fa quando si cade con la moto, ci si alza più forte di prima. Lui l'ha fatto veramente, si è fatto male, ma ha dimostrato di essere più forte di qualsiasi altra cosa. È stato veramente di ispirazione a me e penso a tantissime persone. Perché poi lui te la dà la forza, Cioè perché è lui che... Cioè, io i primi mesi, quando è successo il tutto, però lui mi ha insegnato tanto. Lui mi ha insegnato tanto. Brian, ti rendi conto di aver fatto un qualcosa di straordinario? Penso di aver fatto, dai, una cosa normale, che chiunque l'avrebbe fatta.